Questa puntata di anno 2001 si conclude con il mistero. Vogliamo infatti raccontarvi le vicende legate alla porta magica di Piazza Vittorio. La porta magica di Piazza Vittorio. Originariamente era uno degli ingressi secondari di Villa Palombara. Resta comunque il più celebre per le misteriose circostanze che avevano portato alla sua realizzazione. Si racconta infatti che il duca Massimiliano Palombara, grande cultore delle scienze esoteriche, alchimista alla ricerca della pietra filosofale per la trasformazione dei metalli volgari in oro, avesse ricevuto da un pellegrino le formule per la fabbricazione del metallo prezioso. Dopo aver tentato più volte egli stesso l'esperimento, ma con esito negativo, decise di far incidere le formule sulla sua porta magica, così che non andassero perdute. Da allora esse sono diventate motivo di studio per tutti gli alchimisti, anche se più probabilmente l'anonimo pellegrino che era riuscito a fabbricare l'oro, altri non era che un ciarlatano che in precedenza aveva anche burlato la regina Cristina di Svezia, che condivideva con il duca Massimiliano la stessa passione per l'alchimia. La porta, ultimo avanzo del complesso di Villa Palombara, venne smontata quando nel 1873 fu abbattuto il muro di cinta in cui era incassata e conservata nei magazzini comunali. Qualche anno dopo fu trasportata in Piazza Vittorio e collocata a ridosso dei resti di una complessa opera edilizia del III secolo d.C., nota col nome di Trofei di Mario o anche come Ninfeo dell'Acqua Giulia. La porta, di forma rettangolare, è sovrastata da un cerchio con la stella a sei punte di Davide ed è affiancata da due statue gemelle con le sembianze grottesche del dio egizio Bes, aggiunte però successivamente dal momento che provengono dagli scavi effettuati nel 1888 sul Quirinale, dove sorgeva il tempio delle divinità egizie Iside e Serapide. Le numerose iscrizioni latine dal significato sibillino e i simboli cabalistici le imprimono un forte carattere di mistero, accentuato dall'aspetto impenetrabile delle due figure marmoree che sembrano farle da guardia.